un momento molto importante per la nostra comunità, principalmente per due motivi. Uno, perché chiaramente dal punto di vista della sicurezza dalle valanghe veniamo da anni come il 2014, nel quale il passo è stato chiuso 70 giorni con gravi disagi per la comunità di Rolle e per quella di Primiero in particolare, per i pendolari, e quindi con quest'opera che entrerà, potrà essere utilizzata dall'inizio del prossimo, non di questo inverno ma di quello a seguire, si metterà sicuramente in sicurezza la strada. L'altro chiaramente è un progetto di più ampio respiro che va verso il rilancio del passo Rolle, che va di pari passo con il collegamento sciistico Rolle San Martino, la pista di rientro, per i quali alcuni lavori sono già iniziati e gli altri inizieranno pienamente nel corso del prossimo anno. Per cui momento importante soprattutto per il rilancio del passo. Mi sento di ringraziare la provincia autonoma di Trento, il presidente in particolare, che ha sempre creduto in questo rilancio e non ha mai fatto mancare il suo sostegno e la sua presenza.